Una forte richiesta di equità territoriale arriva dalla CGIL, che parte dall'analisi delle opportunità del PNRR, che però contrasta con i dubbi sull'autonomia differenziata. Un tema affrontato a Brindisi presso Palazzo Nervegna in un incontro pubblico con i massimi esponenti locali, regionali e nazionali del sindacato. Noi abbiamo detto con chiarezza che siamo contrari all'ipotesi di autonomia differenziata che tra l'altro stanno circolando in queste ore, perché pensiamo che non sia il momento di dividere, ma di dare una prospettiva di coesione al Paese. Quindi qualunque ipotesi che in qualche modo riduce di nuovo, amplia le disuguaglianze, non riduce i gap che inevitabilmente ci sono, che non sono soltanto tra nord e sud, lo voglio sottolineare, ma tra aree interne e aree urbane, a nostro parere è sbagliato. Sono due temi importantissimi, uno è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l'altro è l'autonomia differenziata. Sono due temi in contrapposizione perché uno prova, diciamo, ad aiutare il paese, chi sta peggio, e l'altro invece sicuramente è una posizione iniqua, e però per certi versi si intrecciano. Oggi noi diremo le problematiche, faremo analisi sul Mezzogiorno, su Brindisi, come noi ci troviamo, e anche proveremo a fare un'elaborazione politica rispetto alle nostre piattaforme.